è un modo come un altro per bere, però stai mangiando il sorbetto. Però il sorbetto in realtà ha una funzione ben precisa, aveva una funzione ben precisa, o ha per chi lo usa bene, cioè quello di far passare la bocca, sgrassare la bocca, normalmente dal pesce alla carne, questo è un piatto molto forte di pesce, e il freddo, ecco perché era quasi sempre un agrume, un limone, un arancio, okay? Il freddo serviva per lo stomaco, per attirare di più i succhi gastrici e quindi preparare lo stomaco le portate principali, quelle più grandi, quelle più grasse, quindi poi il toccavento, tutte queste portate. Noi facciamo la stessa identica cosa, solo che al posto di darvi un sorbetto di limone o un sorbetto acido, ok, vi darò un gioco che vi prepara la bocca alla carne servendovi i gusti di cottura della carne. Cosa vuol dire questo arcano pensiero che vi ho detto? Mi hanno sempre insegnato a cuocere la carne al burro. In Piemonte si fa da sempre, ok? La nonna bianca lo faceva da sempre, però nella grande ristorazione, nell'alta ristorazione viene dalla Francia, ok? Normalmente veniva presa la padella, burro, il burro diventa cotola, quindi c'è la caramellizzazione della caseina. Si mette aglio e timo nel 90% dei casi. Il signor Marchese insegna che per il vitello ci vuole la salvia e per il pollo il rosmarino, perché il pollo vuole il rosmarino e il vitello è una carne molto più delicata, più nobile. Poi veniva cotta la carne. Ho notato che quando io assaggiavo i pezzettini di carne, qualsiasi essa sia, ok? Agnello, manzo, bue, struzzo, cotta così, il primissimo gusto che entrava in bocca era proprio quello dell'aglio e del timo e non i gusti della carne, quindi la carne veniva messa un po' in secondo piano. Allora io, per i ragazzi, non per voi questa sera, però per il ristorante normale, ho tolto l'aglio e il timo dalla cottura, quindi cuoco solo il burro, in effetti la carne secondo me si esalta molto di più. Però mi mancavano quei profumi, allora gli ho racchiusi tutti nel sorbetto, ecco perché il sorbetto si chiama carne. Sotto vi ho messo un po' di grissino, vuoi perché il c'è un grande lì, vuoi perché il solito la carne si mangia o col bagno o con i grissini, vuoi perché è l'unica parte croccante di tutto il gioco. Quella che adesso vado a mettervi è una bernese, una specie di bernese, quindi una salsa classica da carne, però diciamo che ho usato la tecnica per fare la bernese, però ho montato i rossi dell'uovo con del burro nocciola, quindi col burro di cottura della carne. Cuocerà il burro nell'altra cucina, viene dalla Francia. C'è una grande discussione tra l'olio e la mamma francese.